presentazione del terzo workshop che verrà presentato congiuntamente da Mostaccio e Tina Napoli. Testo a video, come un testo di 4 pagine con 14, e quindi non è opportuno leggerlo anche voi lo possiate leggere dallo schermo, forse si riesce a leggere più in fondo. Sta arrivando da lì a qui, ovviamente deve passare per la Corea del Sud, quindi questo documento è stato scritto a seguito dei lavori del workshop di ieri pomeriggio, secondo gruppo appunto, e la scrittura è stata fatta questa mattina presto, è stato sistemato fino a un minuto fa con l'apporto del dottor Cognati della regione Piemonte, dottor Lambichi della regione Lombardia, la dottoressa Maracoli, presidente di Confusione. In qualche maniera quello che c'è scritto qui è già stato, come dire, scritto dai partner che ieri pomeriggio hanno partecipato all'iniziativa, ai lavori. Qui si è cercato di fare una sintesi e di fare ovviamente anche di avanzare delle proposte, anche a livello metodologico. È arrivato, non si sa. Vabbè, ce lo facciamo. Comincio a leggerlo? Grazie. La riflessione che si... Siamo arrivati? Stanno preparando. Le riflessioni che si sono sviluppate nel corso dello svolgimento dei lavori sono partite dall'esperienza dell'Expo, come sapete è terminata il 31 ottobre scorso, il cui titolo era Nutrire il pianeta, energia per la vita. Una definizione, questo lo aggiungo io, che non si farà mai, non ci sarà mai tempo per capirla fino in fondo. Andiamo avanti. La centralità dell'alimentazione, quale sistema complessivo delle nostre relazioni materiali ed immateriali,
comporta la costruzione, giorno dopo giorno, di una consapevolezza individuale e collettiva sui temi della sostenibilità, intesa in tutte le sue declinazioni ambientale, sociale ed economica. Noi tutti siamo chiamati a fornire un contributo partecipativo per svolgere compiutamente la promozione sociale dell'intera popolazione. Secondo le valutazioni della FAO, sono circa 800 milioni le persone che nel mondo soffrono la fame e quindi si trovano in una condizione di sottonutrizione e di malnutrizione. I bambini che si trovano in queste condizioni sono circa 160 milioni. Accanto a questa drammatica situazione convivono circa 2 miliardi, la Terra ha grossomodo 7 miliardi di abitanti adesso, circa 2 miliardi di persone in sovrappeso o obese, che possiamo ritenere per lo più soggette a malnutrizione, quantomeno una alimentazione squilibrata. Il binomio cibo e salute è inscindibile e nessun essere umano può ritenersi estraneo e tantomeno separato dall'ambiente nel quale vive. I riflessi degli attuali disequilibri sono immensi in ogni paese del mondo. Si impongono a tutti i livelli di dibattito e di decisione l'urgenza di allineare sanità e salute, in termini di investimenti pubblici e privati, la promozione della salute e della consapevolezza individuale e collettiva. La nutrizione, che non significa alimentazione, la nutrizione deve diventare oggetto di valutazione e di intervento delle politiche sociosanitarie e quindi di programmazione economica e di promozione sociale e culturale. Si prevede che nel 2050 a tavola si dovranno sedere altri 2,3 miliardi di persone, con un necessario e conseguente aumento della produzione agroalimentare. Teoricamente già oggi la produzione agroalimentare basterebbe a sfamare 9 miliardi di persone, di esseri umani, ma si prevede anche che il prelievo idrico nel 2050, c'è un errore, 2050 non 2015, supererà nel 2050 appunto quello di equilibrio in molte aree del pianeta, Europa, Africa, Asia meridionale e quant'altro. Dobbiamo pertanto fare i conti, anche noi, con ciascun fattore dello sviluppo ed entrare a comprendere il paradigma del limite in tutte le cose che andremo a fare e che facciamo. Il risparmio idrico, il risparmio e l'efficienza energetica, la razionalizzazione di tutti i sistemi produttivi, commerciali, distributivi e quindi del consumo, sono già l'oggetto del nostro impegno e del nostro lavoro, ma il ruolo delle politiche del consumo assume oggi più di ieri
la centralità in termini di responsabilità che ciascuna persona deve assumersi. Tutti siamo chiamati a consumare meglio ed essere consapevoli dell'importanza strategica che assume il consumo e il nostro stile di vita per un futuro sicuro e sostenibile, sicuro e sostenibile da tutti i punti di vista. Le analisi e il dibattito fanno emergere l'esigenza di avviare una approfondita riflessione sul consumerismo del XXI secolo. Riteniamo che si debba aprire una nuova fase del consumerismo che possiamo definire provvisoriamente, ripeto provvisoriamente, umanesimo consumerista. Quale categoria ritenuta più efficace per la nostra azione, ovvero per la promozione non più tanto dei consumatori, tra virgolette, e dei cittadini, tra virgolette, ma delle persone in questo difficile momento storico. In tal senso, la Costituzione italiana, già all'articolo 2, parla della persona. Non sono io che governo. Non sono in grado di governare. No, non sono in grado. Non le vedo. Cioè io ho un testo molto diverso. Ecco allora che le eccedenze, gli sprechi e molti degli scarti alimentari rappresentano una delle sfide da affrontare e superare con urgenza. Noi dobbiamo sapere ed essere consapevoli che lo spreco alimentare rappresenta la violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Ripeto, lo spreco rappresenta la violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e che tutti gli stadi della produzione, del trasporto, della commercializzazione, della distribuzione e del consumo, in casa e fuori casa, si assiste al perpetuarsi del fenomeno dello spreco. Lo spreco non ha confini di filiera, di persone, di paesi ricchi, paesi poveri. I dati che ci sono, ufficiali, privati e pubblici, non risparmiano nessuno. Il workshop ha visto una numerosa e molto qualificata presenza di soggetti portatori di interessi, esperti, regioni ed associazioni consumatori, accomunati da una comune e condivisa valutazione dell'importanza del fenomeno degli sprechi in ambito globale, nazionale e locale. Il fenomeno è particolarmente complesso e non può che essere affrontato tenendo in considerazione i diversi fattori ed utilizzando il metodo della collaborazione. Si pongono alla nostra attenzione delle riflessioni in merito a un insieme di obiettivi, quali promuovere e stimolare una diffusa consapevolezza della dimensione globale del fenomeno dello spreco e del fatto che ciascuno di noi contribuisce significativamente a generarlo. Sostenere che la consapevolezza dei benefici ambientali, economici, anche individuali e sociali, derivano da una drastica riduzione dello spreco. Diffondere la conoscenza
dei comportamenti utili e a contrastarlo in tutti gli stadi della produzione, distribuzione e consumo, nei quali si rileva. Promuovere congiuntamente alla riduzione degli sprechi il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze in sicurezza e a scopo sociale. Promuovere e valorizzare le organizzazioni del non profit che garantiscono attività continuative di recupero e ridistribuzione nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e di igiene degli alimenti. Ieri i nostri partner hanno fornito una quantità impressionante di dati, di numeri, di persone che hanno potuto mangiare anche durante questa crisi economica che sappiamo quanto sia grave. La messa a disposizione di una molteplicità di strumenti necessari ad agevolare l'adozione di comportamenti finalizzati al raggiungimento dello scopo comune di riduzione, è difficile parlare di spreco zero, di riduzione sicuramente, di riduzione degli sprechi e di ridistribuzione delle eccedenze. L'esperienza dimostra che si può ridurre gli sprechi e si possono ridistribuire. Si è constatata come sia utile ed indispensabile una visione integrata, che non significa integralista, integrata del fenomeno che coinvolga nel suo insieme le filiere produttive, commerciali, distributive e di consumo e quindi le organizzazioni di rappresentanza allo scopo di condividere progettualità comuni ed efficaci. Tale approccio non può che essere attivato e governato sul piano europeo, nazionale, regionale e locale, dalla pubblica amministrazione. Quindi la pubblica amministrazione ha un ruolo fondamentale. Si possono realizzare ed estendere protocolli ed intese che favoriscono la crescita del bene comune, della partecipazione e della solidarietà. A tale scopo si rende necessario anche il contributo della ricerca scientifica e tecnologica, chiamata non solo a definire e valutare anche il contributo della ricerca scientifica e tecnologica, chiamata non solo a definire e valutare le metodologie più appropriate a definire e valutare le metodologie più appropriate necessarie alla rilevazione delle eccedenze, degli sprechi e degli scarti alimentari, ma anche a individuare le possibili soluzioni per la loro riduzione negli specifici punti e settori della filiera alimentare. Compito altresì della ricerca è sicuramente, questo è venuto fuori ieri, quella di migliorare e ottimizzare le applicazioni tecnologiche che permettono di ridurre gli sprechi e allo stesso tempo che assicurino la salubrità
e la qualità del prodotto alimentare destinato al consumatore finale. I lavori hanno permesso di condividere le aspettative che devono trovare da subito l'interlocuzione del Parlamento, italiano, presso il quale già sono avviati i lavori per una legge per la riduzione degli sprechi, mi pare la Commissione Affari Sociali della Camera. In questo ambito il CNCU viene chiamato ad impegnarsi, ad assicurare un ruolo proattivo finalizzato a sostenere il punto di vista dei consumatori italiani. Esigenza comune riguarda la messa in rete delle esperienze di recupero delle eccedenze alimentari e la riduzione degli sprechi, le cui prime esperienze risalgono a 25 anni fa. Non si tratta soltanto di partecipare a progetti e manifestazioni di solidarietà alle fasce più deboli della nostra società, ma anche di contribuire a rivitalizzare la consapevolezza tra cittadini, consumatori, appunto, di appartenere ad una comunità. È giusto e doveroso richiamare la nostra attenzione su questa molteplicità di soggetti e l'articolazione anche territoriale delle esperienze che sono state presentate da autorevoli soggetti pubblici e privati, e tra questi ricordiamo il progetto della regione delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, finanziato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, dal titolo, però posso dire la versione, una buona occasione, e che ha visto il coinvolgimento di numerosi portatori di interesse e le stesse associazioni di consumatori. Questa non è la versione. Leggiamo questa. Sì. Si tratta di progetti ed esperienze che possono essere estesi a tutto il territorio, nazionale. Sono state presentate anche altre esperienze che potrebbero coinvolgere le associazioni di consumatori con iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione, sia verso le scuole che in ogni ordine e grado e verso le persone adulte. Secondo me la versione... A seguito dell'attuale sessione programmatica si auspica un prosieguo operativo e coerente e concreto della collaborazione tra i diversi soggetti. Non si finirà mai di dire e di affermare che è necessaria per affrontare questi problemi, queste tematiche, queste criticità, la collaborazione di tutti i soggetti, non solo dei consumatori. E quindi questa cosa è fondamentale, se no l'obiettivo noi non lo raggiungeremo non nel 2050, ma neanche nel 3050. Grazie.